Short about the schedule today, we just discussed outside because I forgot to ask you what the schedule is going to be. We're going to do the next session till 1, then we have a little lunch break for an hour, and then continue on from there till about 5. So for me, it's quite important, again, to point out, I can do this 4 hours, but I'm more vivid if you ask me questions. So if something popped on during a break, please feel free to ask me, and if you want to do it in Italian, I have somebody who's helping me here. So, non vi avevo ancora detto come si sarebbe svolta oggi la giornata, quindi andiamo avanti adesso con la successiva sessione fino all'1, poi facciamo una pausa pranzo di circa un'oretta e poi continuiamo fino alle 5. Vorrei sottolineare ancora una volta che io potrei parlare per ore di questo argomento, però magari se avete delle domande da farmi è meglio, così interagiamo, e se volete farle in italiano fate pure, tanto qualcuno che me le può tradurre. Ok, so questions? Allora domande? No, I did not expect. Talking about fiction, 3 cases. One is quite old, but still, in my opinion, successful. The second one, Kill Your Darling, is my personal nemesis. And the third one is Dina Fox 2, that is just on right now while we're sitting here. And I'm going to give you insights on the projects, how they've been created, and probably also something that we can have a look on. Allora, parlando della fiction, ho portato 3 casi. Uno è piuttosto vecchio, ma secondo me è ancora di successo. Il secondo, Kill Your Darling, è la mia esperienza personale. E poi Dina Fox 2, che è attualmente online, è attualmente in fase di visione. Vi fornirò delle idee su come questi progetti sono stati creati. Good. Let's talk about American series and transmedia. Parliamo delle serie americane e dei transmedia. Who knows Heroes? Chi conosce Heroes? A lot of you do. Who knows Walking Dead? Chi conosce Walking Dead? Okay, let's talk about Walking Dead and Parliamo not Heroes. Parliamo allora di Walking Dead, lo conoscete di più. Because it's the same idea. American series found out that transmedia is interesting, again, to extend their content on different platforms. Quindi parliamo di Walking Dead, che è quello che conoscete in più persone, tanto il principio è lo stesso. I creatori americani di serie hanno scoperto che il transmedia poteva essere interessante per estendere la storia ad altre piattaforme. So I can take that map and put Walking Dead in easily. Or take the transmedia ecosystem and put in Walking Dead as well. Quindi posso prendere questa mappa e inserirvi facilmente Walking Dead, oppure posso riprendere anche l'ecosistema dei transmedia e inserirlo anche lì facilmente. What did change within the years is the way they use their audience. Quindi quello che è cambiato nel corso del tempo è come hanno usato il pubblico. Before they used the audience was more or less led from one platform to another, and the only interaction they had was probably a short like underneath one photograph. Quindi all'inizio portavano il pubblico da una piattaforma all'altra e l'unica cosa che il pubblico doveva fare forse era mettere mi piace su un'immagine. With Walking Dead and other shows, the thing changed. It changed in a way that they no longer just ask you for liking stuff, they ask you for your opinion, they ask you for your cooperation. And not just that, it is an active process. We're going back to the storyteller I introduced before. They ask for an opinion that is directly brought to the writer's room and influencing the story. E adesso non vi chiedono più i produttori di mettere mi piace in merito a qualcosa, ma piuttosto vi chiedono le vostre opinioni, vi chiedono la vostra cooperazione. Quindi è un processo attivo, perché si tratta comunque di opinioni che poi vanno a influenzare la storia.
So you just don't longer have just the lean back experience or lean forward experience of a gameplay. Now you're active part of the story, but it's not done in a way where a production company comes over to you and asking you for your opinion. It's done in a way where you're playing through a game, and the result of your game makes another decision within the story world, either possible or not possible. So it is not an active decision-making process you're putting on. It is that people are behaving in a learned way within the story world, and by doing that, they are influencing the story. Quindi non è più l'approccio rilassatevi oppure spingetevi avanti che abbiamo visto prima, ma è piuttosto fate parte attiva della storia. Voi fate un gioco, per esempio, e non è che la vostra opinione viene chiesta direttamente dai produttori, ma piuttosto è, nel caso del gioco, il risultato del gioco che fa prendere una certa svolta alla storia. Quindi non si tratta di decisioni attive, ma è il vostro comportamento che poi va a influenzare la storia. So the mechanic of gamification is just getting into transmedia, which means people are not just longer watching a story, they're getting additional content if they are solving a problem. They are in the position that being part of the story is not longer just being somebody invisible, but your decision probably gets you in the position where you get additional content by solving a problem. So gamification just entered the field of transmedia. Quindi le persone non guardano più una storia semplicemente, ma ottengono un contenuto aggiuntivo se trovano una soluzione al problema. È un modo poi per farvi entrare a essere parte della storia. For example, to give you a very simple example, talking about heroes, there was the guy, the antagonist, that was a Japanese industrial man who was really trying to get all the heroes under control. And you could find his company's website online presenting itself as a company's website, but also presenting himself as being a muse for Japanese art. So the production company asked Japanese artists to send in their content, their paintings, and present it on that website on the one hand side. On the other hand side, asked the audience to argue on this art, to call in. There was a number that you can call and leave a message, and be an active part of that not real but kind of real world. Quindi vi faccio un esempio nel caso di Heroes. C'era l'antagonista, che era una casa di produzione giapponese che voleva avere gli eroi sotto controllo, e ha creato un proprio sito dove si presentava come una specie di musa e chiedeva agli artisti di mandare i propri lavori e poi al pubblico di inviare commenti su questi lavori. Talking about Walking Dead, you have a computer game where while you're playing the game, specific additional content on other platforms has been made accessible for you. So playing game A makes new content visible on platform B. So you have quite a success moment while you're playing, and people love that kind of system where you get additional content as kind of a hooray for your effort to be part of the story world. Prendiamo l'esempio di Walking Dead. C'era un gioco da fare al computer dove contenuto aggiuntivo veniva reso disponibile a coloro che decidevano di giocare. Quindi in questo modo si accedeva a ulteriori piattaforme con ulteriore contenuto. And of course the main purpose of that idea is you have a core content that is a TV show that is created for a very specific part of audience, but you also want to get the attention of new audiences on other platforms that are probably into genre, into horror genre. So you have specific content that is an extension, but also a content that these kids love to play. You grab their attention, you get them additional content, and by that
You get their attention over to the overall series, which is Walking Dead. So that's the idea of that kind of an extension. It's more or less a merchandising slash commercial approach. Quindi l'obiettivo era chiaro, c'era il contenuto centrale che era uno show televisivo che era stato creato per un certo pubblico, ma si voleva coinvolgere un altro tipo di pubblico su piattaforme diverse. E quindi era un'estensione del progetto, le persone erano anche disposte a pagare per questa estensione e a quel punto poi andavano a vedere anche la serie televisiva. So now we get to my personal nemesis. Adesso arriviamo alla mia analisi personale. Which is called Kill Your Darling. Che si chiama Kill Your Darling. It's a long story and we have plenty of time so I can tell it again. We've been asked in 2004 to think about content for mobile devices. Nel 2004, vi racconto tutta la storia perché abbiamo tempo, nel 2004 ci è stato chiesto di creare un contenuto per dispositivi mobili. Back in the days you remember that new technology came in that made your mobile accessible to video content. So we were sitting down and thinking about content that could work on mobiles, checking out YouTube, seeing cats, dogs, skaters peeping running against closed doors, and thinking about, okay, what kind of fictional content could we create that could be in competition with this kind of content? Quindi erano arrivate anche nuove tecnologie che permettevano di visualizzare anche video su dispositivi mobili e abbiamo iniziato a guardare YouTube per cercare un contenuto che potesse essere adatto per i dispositivi mobili. So this is more or less probably the mindset that you guys have with your content right now. You have a content, you have an idea, and you have probably the idea to make it a documentary for TV, theatrical release, some kind of, you have an idea for 30 times 3 minutes episodes for mobile, webisode, you're focusing on one platform. That was what we did. The next thing that we did, or we found out, we went to one of these mobile network operators, offered the content and they said, well, it's great, but we're also offering landline internet. So if you want to do that show with us, and we love the approach, I'm going to give you a short pitch right now, we also need you to think about different platforms. Ok, quindi questa probabilmente è la mentalità che avete adesso voi. Avete un contenuto, avete un'idea, per esempio potreste avere un documentario, potreste avere 30 episodi da 3 minuti ciascuno che volete presentare su una piattaforma. Quello che poi abbiamo fatto noi è stato andare da un operatore di telefonia mobile che però ci ha detto, ok, però noi abbiamo anche la rete fissa, abbiamo internet. Quindi possiamo essere interessati al progetto se coinvolgete anche queste altre piattaforme. So the pitch is quite easy. We had the idea of friends hanging out in a bar at nighttime or going to a bar at nighttime, connecting each other by using their mobile phones. They're doing video chatting. And while they are entering the bar and one of them is down in the basement at the toilet, they are losing one of them. Something is happening in the toilet, she drops her phone and she is gone. They don't find her. What they find is an open door to a dark basement. They have no idea what there is, they have no idea where their friend is. The only idea they have is they are about to follow her through that door. And when they do that, the door slams shut behind them. Quindi avevamo quest'idea. Amici che sono oppure si stanno recando in un bar di sera e che parlano tra di sé tramite telefonino, tramite chat, video chat sui telefonini. Uno di questi amici va in bagno e non riescono più a trovarlo. Quello che trovano è una porta che porta a una cantina buia. Decidono di entrare per cercare l'amico e la porta si chiude dietro loro. So here comes the thing that happens next. I got
two writers attached to the project that said, well, it's a great genre piece. We're going to write down a 90-minute piece about it, a story arc that you know from a script. And we pitched the story in very brief sentences to the mobile network operator, and they just said, well, yeah, we're going to do a horror story on mobile, because the story that is continuing is going about them running through the basement trying to find their friend. They do find their friend. The only thing they do no longer find is an open door, so they try to exit. And they will find out that there's something or somewhat in the basement trying to hunt them down and stuff like that. So we had that story, we had the commitment of a network operator, and I had two writers. Quindi avevamo una storia, avevamo pensato a una storia horror da 90 minuti che avremmo poi inviato tramite frasi brevi ai dispositivi mobili. E poi la storia era che avrebbero trovato l'amico, ma a quel punto non c'era più la porta aperta, c'era soltanto una cantina buia dove sarebbe successo qualcosa. Quindi avevamo una storia, avevamo i narratori e avevamo anche l'impegno da parte dell'operatore di telefonia mobile. So we got back to the writers' room, the writers wrote the story. We got back to the mobile network operator. They said it's great, but remember what we said before. We need to have that on different platforms. Quindi avevamo una storia pronta. Avevamo l'impegno dell'operatore di telefonia mobile che trovava il progetto grandioso, però c'era sempre la questione che ci veniva chiesto che la storia si svolgesse anche in altre piattaforme. So we got back to the writer's room and thought about a different angle on the story, and there is where Transmedia started. Quindi siamo tornati nella stanza dove c'erano i narratori e abbiamo pensato a una diversa angolazione della storia ed è qui che è iniziato il progetto transmediale. We got the story on the wall, the storyline, and thought about a character like you guys who's going to watch these 30 episodes and either wants to be part of the storyline or wants to solve the problem or just wants to lean back and enjoy the story. Quindi abbiamo messo la trama della storia su una parete, abbiamo pensato al pubblico e ai personaggi che volevamo, se ci sarebbero state persone che volevano far parte della storia, persone che volevano risolvere le questioni che via via si presentavano, persone che semplicemente si volevano godere la storia e rilassarsi. So we came up with a second storyline that was influencing and being influenced by the first storyline. Quindi abbiamo pensato a una seconda trama che era influenzata dalla prima. But back in the days, and we're talking about 2007, that was very much lean back. Ma in quel periodo, e parliamo del 2007, l'approccio principale, la tendenza principale era quella di rilassarsi. So we made that character much more vivid, and there comes the storyteller I've been talking about. We had another writer who joined the team who was in the position of playing the character from the second storyline as being vivid on the internet. Quindi quello che volevamo fare era creare un personaggio che fosse più interessante, più presente, più vivace. E quindi abbiamo introdotto nella squadra un nuovo narratore che ha cercato di rendere la seconda trama più vivace su internet. But the thing was, we had no idea how to handle what the audience is going to give us back. Ma non avevamo idea della reazione che avrebbe avuto il pubblico. So we went back to the mobile network operator offering him two storylines. One was 30 times, 3 minutes each, horror story. Second story was a guy trying to follow what's happening there, posting photographs while following them because he was actively going to the places, he was trying to get in the basement, he was trying to find out where in Berlin these kids are, how to entrance that. He was trying to talk to the police.
We produced all that stuff, we produced all the photographs, we produced all the films, so we had that package, but in the end, we left a very important fact out, that is that the audience probably wants to join him and cooperating. Quindi siamo tornati dall'operatore di telefonia mobile con due trame. La prima era una storia da... una storia da tre minuti, dai vari episodi dalla durata di ciascuno di tre minuti. La seconda storia invece vedeva la presenza di un ragazzo che andava nei luoghi dove questi ragazzi si trovavano a Berlino, faceva effettivamente le foto e le postava. E quindi abbiamo prodotto tutto il materiale di cui avevamo bisogno, abbiamo prodotto le foto, abbiamo prodotto la storia, ma ci siamo dimenticati che il pubblico forse avrebbe voluto interagire. So what happened? We went to the network operator and we got a weird discussion. The weird discussion was not about the content. They were happy. They said, well, that's great. So we have people on the internet going from one platform to another, and we also have the content on our mobile devices. You're successful. The problem they had was a very, very business one. They did not really have the money to continue cooperating on that project. So they said, well, whatever you do with the content, you're now free to do whatever you want to do. Tell everybody that we helped you to produce it, but we are no longer exclusive partners. Here's the content, do whatever you want. And the next thing we did, because I did not want to throw it away, and it hasn't been online till then, and I did not have the money to put it online or even do some commercial work about it, I went to a TV network. Quindi siamo tornati dall'operatore di telefonia mobile e abbiamo avuto una strana discussione. Strana non perché non fossero soddisfatti del contenuto, perché erano molto contenti del fatto che avessimo inserito la piattaforma internet e che ci fosse il contenuto per i dispositivi mobili. Però avevano un problema. Non avevano più i soldi necessari per collaborare al progetto. Quindi a quel punto ci hanno detto, adesso siete liberi di fare quello che volete con il contenuto, non siamo più un partner esclusivo. E a quei tempi non avevo nemmeno io i soldi per poter mettere online questo progetto. Quindi quello che ho fatto è stato andare a una rete televisiva. And the television network said, well, great, you have 30 times 3 minutes, you have an online platform. Gorgeous, but we're a TV network. What should we do with 30 times 3 minutes? You cannot add it to one piece. We're not really the right partner. So we came up with another pitch. And the pitch was, take that as a kickoff event and we throw away the last episode and make the last episode an exclusive 90-minute piece again. Quindi siamo andati alla rete televisiva e ci hanno detto sì, fantastico, avete 30 episodi da 3 minuti ciascuno, avete una piattaforma online, ma la TV dov'è? Non potreste magari rimettere insieme questi episodi da 3 minuti e creare nuovamente un filmato da 90 minuti? Non siamo il partner giusto per questo progetto. Quello che abbiamo fatto è stato ricreare effettivamente un filmato da 90 minuti per un evento di lancio. So they said, yes, sounds great, pitch us a movie and come back. The rest of the story is there and we love it, but we need to have that last piece of episode on TV. And I got back to my writer's room with my two very motivated young writers who were very much into, okay, we have photographs and we have videos and we have text and we have this and we have that. And I got back telling them, okay guys, throw away the last episode and think about a 90-minute piece. And they said, we can't. Quindi mi hanno detto, ok, però abbiamo bisogno di un ultimo episodio in televisione. Allora sono tornato dai narratori e gli ho detto, ok, abbiamo tutto il materiale, abbiamo le foto, abbiamo i filmati, rimettete tutto insieme e creiamo un unico pezzo da 90 minuti. E mi hanno risposto, non possiamo. The reason why they can't was not that they were not able, they were two gorgeous writers. The main reason really was
There was so much in their story that they could not really think about a new angle on the story. So I got an additional writer joining the team. Il fatto che non riuscissero a rimettere insieme il filmato non è che non fossero capaci, ma non riuscivano a pensare a nuove angolazioni, quindi ho assunto un nuovo narratore. And we pitched a movie that was more or less throwing away the last episode and telling it as an additional piece on TV. And the network said, we love the story, produce it, we did. And that, talking about the practice of producing probably in that way, brought me to new problems. Quindi abbiamo creato un prodotto che piaceva alla rete televisiva e mi hanno detto, ok, producete questo progetto. E qui sono arrivati altri problemi. The problem was that they looked at the second storyline, which had a character that we created and an actor who was playing the character. We already produced whatever he was, you know, in picture doing. And the network said, well, this guy is going to be the hero of the movie, right? And we said, yes. And they said, well, it's not really working with our target group. Il problema è che avevano guardato alla seconda trama e c'era un personaggio per il quale avevamo trovato anche un attore e la rete televisiva ci ha chiesto se questo personaggio, questo attore, sarebbe stato anche l'eroe del film. Abbiamo risposto sì e la rete televisiva ci ha detto sì, ma questo non corrisponde al nostro gruppo di pubblico target. What they mean was they expected somebody more famous and we had an actor who was great but not very well known. E il problema è che si aspettavano qualcuno di famoso, noi avevamo un attore fantastico, però non era tanto conosciuto e quindi non andava bene per questa rete televisiva. So they asked me to replace a character with whom I shot already a couple of episodes for the last years so that we have somebody more famous on the TV movie. Quindi mi è stato chiesto di sostituire questo personaggio che già era stato mostrato in alcuni episodi della serie l'anno precedente e avere un attore più famoso. And of course we did. We replaced him and we shot, which was quite weird. When we started shooting the movie, we had the usual, you know, movie sets, a lot of lighting, hundreds of people, whatever you need, extras. And on the other side of that building, we had our webisode set that was more or less a digital camera and we had some little LED lights on the camera that was our lightning and a frustrated cameraman who was thinking about I want to do the big one and actors who had to work there but also have to work there. E quindi sì, ovviamente l'abbiamo fatta, avevamo un set televisivo come si deve, con le luci e tutto il necessario, e dall'altra parte c'era un altro set con una telecamera digitale e luci LED. La cosa buffa è che gli attori lavoravano in entrambi i due set. But everything works out quite well, to keep the long story short. We produced the movie, we corrected the webisodes and mobisodes, we had a new character for our website, so everything was in place. And the time plan, talking about the next guy, was quite simple. Quindi comunque per fare la storia breve, siamo riusciti a produrre il film, abbiamo avuto un nuovo personaggio e tutto è andato come doveva. So the plan was we have 6 weeks before the movie of online activity where every day, every weekday, not on the weekends, we have one episode coming out and all the interaction with our website on the webisode, mobisode, on the content by our character. That for 6 weeks, and after 6 weeks, last day is going to be the movie. Quindi l'accordo era: avremmo avuto prima del film 6 settimane di attività online dove ogni giorno sarebbe stato, ogni giorno della settimana tranne il fine settimana,
sarebbe stato messo online un episodio, ci sarebbe stata interazione e dopo queste 6 settimane sarebbe stato mostrato il film. It got online, it started, the network was doing some commercial work on the webisodes. Numbers were quite okay. And then I got a call by the guy, the storyteller, who was sitting in front of his computer, more or less curating the content every day, saying, "We have a problem here." Quindi i filmati sono andati online, la rete ha iniziato a fare un lavoro pubblicitario sugli episodi e poi ho ricevuto una chiamata da parte del narratore dove mi diceva che c'era un problema. The problem was, and I was on my way to work, that he asked me to go on a platform that we initially did not use for our storytelling. E il problema è che mi ha chiesto di andare in una piattaforma che inizialmente non utilizzavamo per la nostra narrazione. Somebody checked out one of the 3-minute movies, and he not just checked it out. While watching the movie, he saw something that he was finding quite interesting. There was a pan zoom of the camera through a room, and in one corner he expected somebody to sit. Qualcuno ha controllato alcuni di questi episodi della durata di 3 minuti e ha notato qualcosa di interessante. La telecamera stava zoomando all'interno della stanza e si aspettava che qualcuno fosse seduto in un angolo. The thing is, he really went through the material frame by frame to find that specific frame where he was thinking somebody is sitting there and put that photograph, without being asked to do that, on Flickr, a platform that we were not really handling, and that was the problem. Because we did not expect, again, we're talking now about 2009, we did not expect the people to actively jump on the story. E è successo qualcosa. Questa persona ha controllato tutti i filmati e per cercare la foto, per cercare l'immagine della persona seduta su questa sedia nell'angolo della stanza e ha postato poi una foto su Flickr. Era il 2009, non ci aspettavamo che qualcuno entrasse così a far parte della storia, venisse così coinvolto. So we changed our strategy. Quindi abbiamo deciso di cambiare strategia. We asked for help instead of just offering content and hope that they're going to watch it every day. E quindi abbiamo chiesto aiuto piuttosto che mettere online contenuto e aspettarci che ogni giorno lo guardassero. So the storyteller himself and the two writers who were creating the Mobian webisodes became a constant story writer for the ongoing story, because every day we had to come up with a little riddle. Quindi i narratori che si occupavano della storia sono diventati dei narratori a lungo termine perché ogni giorno dovevamo trovare una soluzione a un problema. So what we had on content, and usually we would put it online, put a little text aside telling them, okay, this is that, I went there, I did that. We asked the audience actively to join forces and do that work for us. The results were already there because we produced them, but we asked them really to actively be part of the squad that's going to solve the problem, that's going to find our friends. Quindi quello che abbiamo fatto è stato chiedere al pubblico di andare a fare le foto che solitamente facevamo noi e di aiutarci a risolvere il problema e a trovare l'amico che era stato perso. And they did. And again, they did it in a way I did not expect. E lo hanno fatto in un modo che non mi aspettavo. It sounds weird, but it was really hard to either get the time for the writers to buy food, because every second they were leaving the computer, the problem was solved and the next question by the audience was raised. Il pubblico era così coinvolto che i narratori non riuscivano nemmeno ad andare a comprare il pranzo perché ogni secondo su internet veniva risolto un problema e veniva posta una nuova domanda, quindi un nuovo problema. So we learned
something that we called before the collaborative work. Because what we did not expect was them to cooperate. For example, we created a riddle in which we said, okay, we're just giving away numbers. And if you put these numbers in the right way, you will get a GPS point in Berlin, which will be a street. If you take the first digit of the name of the street, you will get a word. And by that word, you can go to Google, you can Google it, you will find some content, etc., etc. It was complicated. Even for us creating it was complicated. And we really hoped at that day that the writer was able to go to the dentist, because we expected them to use ours for that riddle. Quindi in quel periodo abbiamo scoperto qualcosa che non conoscevamo, ossia il lavoro cooperativo. Abbiamo creato dei numeri e abbiamo chiesto al pubblico di trovare la giusta sequenza di questi numeri. Con questi numeri sarebbero arrivati poi a un punto che GPS che gli avremmo fornito a Berlino e sarebbero risaliti al nome della strada. So what happened? We expect them to need hours to solve that riddle, and after 10 minutes the problem was solved. E ci aspettavamo che il pubblico avrebbe impiegato ore per risolvere l'indovinello e invece dopo 10 minuti avevano già trovato la soluzione. And even if the way I pitched that riddle was easy, there were so many ways in it. We really worked hard on that one. We expected them to take a long time. But what they did, it was they were cooperating. They were using these huge informations and just divided them in groups and gave these groups to different parts of the audience. And they were just solving one part of the problem, throwing all the information together again and solve a problem just in a second, kind of a swarm intelligence. Sì, l'indovinello non era poi così semplice come era composto e ci aspettavamo che avrebbero impiegato ore per risolverlo. E invece quello che hanno fatto è stato cooperare, si sono suddivisi in gruppi dove ciascun gruppo doveva risolvere una parte dell'indovinello. In questo modo sono arrivati rapidamente alla soluzione. So they found each other, they cooperated, they played our game. It was tough for us to create the riddles, to really get them involved in the story over and over again, because again, we did not have the experience we have right now. We learned everything from scratch. And they loved to play a game. It was no longer just a linear storytelling on different platforms. It was a game they were joining. Quindi hanno cooperato, hanno giocato. Per noi è stato difficile anche immaginare l'indovinello perché in quel tempo non avevamo ancora esperienza. E quello che è stato fatto non era soltanto una storia in piattaforme diverse, ma piuttosto un gioco. When the film came out, what did you think? Did it work? Didn't it work? Were the audience numbers higher than usual? What's your experience with that? What's your idea about it? Che cosa pensate sia successo quando è uscito il film? Pensate che ci sia stata una share maggiore di pubblico? Pensate che il film abbia avuto successo? Qual è la vostra idea? Better? Meglio? It did not really work. Non ha funzionato. Here's another experience I have on transmedia, and that's something, if you are a transmedia producer and a classic TV show or network is coming to you, asking you for a transmedia project, the first thing you should do is find out what is their target audience and are they really willing to open up that audience for a younger group of people. Non ha funzionato e quello che dovreste fare voi se decidete di diventare produttori di transmedia è scoprire qual è il gruppo target cui ci si intende rivolgere e se questo gruppo target è disposto a aprirsi a un pubblico più giovane. Because the thing is, TV networks do have an elder audience. That's nothing new. Perché il fatto è che le reti televisive hanno un pubblico più anziano, non è niente di nuovo.
That leads to two things. First of all, that elder audience does not really want to go on different platforms. And second, younger audience that are no longer interested in linear TV watching probably stay in the internet and will not go on classic TV stations. E questo porta a due conseguenze. La prima è che trattandosi di un pubblico più anziano non è interessato ad andare su più piattaforme. E la seconda conseguenza è che coinvolgendo un pubblico più giovane che non è interessato alla televisione, questo pubblico starà soltanto su internet e poi non andrà a vedere la televisione. So what did we do wrong? Quindi dove abbiamo sbagliato? Why, it's simple. We did not really check out what is the target audience of the network, A, and B, are they really willing to go from one platform to another platform, because we lost a lot of people during that conversion. Quindi, cosa abbiamo sbagliato? Abbiamo sbagliato perché non sapevamo quale fosse il pubblico target di quella rete televisiva e se questo pubblico fosse intenzionato a spostarsi da una piattaforma all'altra. Ed è per questo che lungo la strada abbiamo perso molto pubblico. And that's the biggest learning I had for years. E questo è l'insegnamento maggiore che ho avuto per anni. Knowing your audience brings you to the point where you know what kind of content you can offer. Conoscere l'audience vi fa capire il tipo di contenuto che potete offrire. Because of course you can create an online transmedia content for an elder audience, but you have to figure out what's their interest? What can I do to ask them to leave their main platform to go to another? Is it a very vivid approach or is it more or less additional information on the content they are already consuming? Is it content that helps them to understand what's happening on their linear platform? Ovviamente potete creare un contenuto online, ma prima dovete capire quali sono gli interessi del pubblico, se è più interessato a un contenuto aggiuntivo, a un contenuto che lo aiuti a capire. The more you go into a specific target group, the more you have to expect that your content is going to be very niche. There are not going to be a lot of people recognizing your content either on the internet or on TV. And the numbers will not really be comparable to a mainstreamish big screen project. Più il vostro target, il vostro gruppo target si restringe, diventa specifico, più il contenuto diventerà di nicchia e quindi non vi potete aspettare un pubblico ampio come quello che ottengono i media tradizionali. That makes projects like Walking Dead so interesting, because they have a core project and that is their TV series. Whatever they do will not cannibalize that core content. It will either get them additional content, additional audience, new audience, or it will just grab the audience that is already there and get them even more in the story universe. E questa è la cosa che è affascinante di Walking Dead, perché il progetto centrale è una serie televisiva attraverso la quale riescono a ottenere più pubblico, pubblico nuovo, e riescono a coinvolgere questo pubblico in un universo ancora più grande. And of course we ask our audience, what did you like about, you know, the overall project? E ovviamente abbiamo chiesto al nostro pubblico che cosa gli era piaciuto di più del progetto in generale. And then we recognize what we did wrong. E a quel punto abbiamo capito dove abbiamo sbagliato. We created something that nowadays is called an alternate reality game. Abbiamo creato qualcosa che oggigiorno si chiama Alternate reality game. Alternate reality game. Quindi gioco di realtà alternativa. Which in the end means that we really asked people to be part of a gameplay which narrows down our target audience to a couple of guys and not a broad audience like you'd know probably from a TV show.
e quindi abbiamo ristretto ancora di più il nostro pubblico ad alcuni ragazzi che volevano partecipare a questo gioco e non abbiamo ampliato il nostro pubblico fino a raggiungere i livelli che vengono poi in realtà raggiunti da progetti che passano per media tradizionali. And we asked them, why did you not watch the movie? And they said, well, we're not really interested in watching classic media. We love to play online, we go on YouTube, we go on Facebook, we like to cooperate, we love to solve riddles, probably go out to a place that you said, well, you put a USB stick there and we're gonna find it and bring it back and get the content online. We love stuff like that, but we're just not going on watching television. And as long as you're not putting the movie on internet, we're not going to watch it. And by the way, 90 minutes, that's a long time. I can watch 30 episodes from YouTube stuff in 90 minutes or play something else. So their experience, their media experience is quite different from classic media experience, and that's what they explained. E abbiamo chiesto al nostro pubblico, ma perché non siete andati poi a vedere il film in televisione? E ci hanno risposto, beh, in realtà non siamo tanto interessati ai media tradizionali, non ci piace guardare la televisione, preferiamo giocare online, andare su YouTube, su Facebook, risolvere indovinelli, andare nel posto che è descritto nella storia, fare foto. E poi comunque il film, 90 minuti, sono troppi, certo se magari lo aveste messo su internet sarebbe stato meglio, ma no, non siamo interessati alla TV tradizionale. And on the other hand, we asked the TV audience, why did you not go to the online experience? Because you got the ads that was telling you on television, there's a website out there introducing you to content that's going to be important for a movie that you're planning to see in 6 weeks. And the answer they gave us was quite simple as well. D'altra parte abbiamo chiesto al pubblico televisivo perché non siete andati online, perché non avete guardato il contenuto online che poi vi avrebbe fornito informazioni importanti sul film che avreste visto dopo 6 settimane. Anche la risposta del pubblico televisivo è stata altrettanto semplice. They just want to lean back and watch television. They are not really interested in being forced to go on a website. They do not really want to cooperate. They switch on the television for 90 minutes, 45 minutes, 25 minutes, and want to be entertained. There is no impulse telling them, lean forward and do something. La risposta è che vogliono semplicemente rilassarsi, guardare un film, non vogliono essere costretti ad andare su un sito internet, non vogliono cooperare, vogliono vedere un film che abbia la durata di 90, 40, 25 minuti, ma che comunque li intrattenga e non debbano fare nient'altro. So with these experiences we recognize we have a gap here, and that gap is still not really closed. Quindi con questa esperienza abbiamo scoperto che esisteva un divario che ancora non è stato completamente colmato. And there are so many things right now happening in the world where they try to close that gap. E nel mondo stanno succedendo molte cose che cercano di colmare questo divario. Who of you watch Rising Star? I do not even know if it chi di voi guarda Rising Star, se lo conoscete? You heard about it? Ne avete sentito parlare? Was it on Italian television? Non è stato in... But it was, that was that show where you were singing more or less in front of a big, huge LED wall where if you like the song, you can go on a website, say I like the song, and your photograph is going to pop on that wall. No, you did not see it? Okay. So I have to describe it quite shortly. Okay, devo descriverlo brevemente perché non conoscete il programma. You have a question? Avete? Sì. Le cose fossero state poste in maniera diversa, quindi anziché cioè la fase collaborativa porla dopo la visione del film, quindi proporre un film con un finale aperto, con la possibilità poi per il pubblico attraverso i giochi di trovare delle risposte su quel finale. Se le cose sarebbero andate diversamente o se comunque ci sarebbe stato sempre il problema del gap tra i due tipi di pubblico. Do you think that things would have been different if you had asked
people to cooperate after the movie. So, for example, if you had first shown the movie and then after the movie you had put some content online, and people would have had to check it to find additional content. Yes or no? And no. The next project I'm going to present is Dina Fox, and that's their mechanic. They are kicking off with a movie on television and then have a couple of weeks where they have transmedia content. The conversion still is a problem. Probably the impact is quite bigger because you have mass media and then you have internet. But it is not still that if you have 1.5 million people watching the TV show, you will have 1.5 million people coming on the internet site. That's not really the way it happens right now. Sì e no. Adesso con il progetto successivo che vi mostrerò, Dina Fox, avremo prima un film in televisione e poi ci saranno 2 settimane durante le quali verrà presentato contenuto transmediale online, però probabilmente il divario non verrà comunque colmato, perché il fatto che si abbia uno share di 1,5 milioni di telespettatori non implica che poi 1,5 milioni di persone vadano effettivamente online e decidano di partecipare al progetto transmediale. Allora, all'inizio della testimonianza cioè si è parlata di una linea narrativa con delle come dire, dei passaggi, no, per consentire l'ingresso del fruitore, diciamo così. Però a questo punto insomma, ho una domanda in merito. Cioè, è corretto dire però che ogni piattaforma deve avere una narrazione a sé conclusiva? Cioè, nel senso che proprio perché non è detto che il fruitore interagisca, cioè un'offerta di interazione ma non una regola, è giusto dire che la storia deve essere in qualche modo, deve contenere dei caratteri, degli elementi coerenti tra le varie piattaforme, ma è giusto dire che siano queste storie siano fruibili anche in maniera autonoma? Non so se mi sono... Ok, se possono essere utilizzate indipendentemente. Cioè non è proprio perché non è detto che il pubblico agisca, è corretto partire dall'inizio come contenuti autonomi? Okay, the beginning you mentioned the storyline with different entry points, like the rabbit holes. And the question is, since there are binding elements, coherent elements throughout the story, is it correct to say that each platform should be independent and each platform could have its own users? Would it be possible to split up the project and have different users on different platforms, different experiences? Well, on the other hand, I mentioned the transmedia world, the story universe that you're creating. So, of course you can have different platforms, and of course you should have different characters living there, and living means they are behaving in a way you usually should behave on that platform in real world, not being a guy who's totally not fitting on Facebook. If you have an 80-year-old guy who creates a profile on Facebook, that's weird within your story universe, because probably he is too old for Facebook. You can do something like that. He has to behave in a way that works with the platform. What does not make any sense is creating these storylines and do not link them to each other, because they will not be recognized. And you have an overall story universe, and you have the one very thin storyline on one platform or on a YouTube channel or as a TV show where everything leads to. And if it's too independent, you will not get the people come over to your project and recognize that storyline as being the most important.
Abbiamo però parlato anche dell'universo che viene creato con i transmedia, che è vero che è necessario avere più piattaforme diverse, che è necessario avere personaggi diversi, però questi personaggi devono avere anche un comportamento che sia coerente con la piattaforma nella quale si trovano. Per esempio, se un ottantenne crea un profilo su Facebook non sembra troppo coerente. E quindi il fatto che le piattaforme siano troppo indipendenti potrebbe portare al fatto che la storia non venga riconosciuta come tale, non venga riconosciuta come progetto transmediale, perché le varie piattaforme comunque devono essere collegate. Nel momento in cui si manda in onda una serie televisiva o un film e si dice che c'è un contenuto anche online, si vuole che gli utenti vadano anche a vedere quel contenuto online. Come? Però il contrario, cioè, si presuppone, perché la cosa funzioni, si presuppone che si faccia anche il contrario, cioè se dalla piattaforma, cioè io posso venire a conoscenza, diciamo, di questa storia attraverso la piattaforma, cioè attraverso la piattaforma online, e poi dovrei riuscire a collegarmi da questo contenuto speciale alla serie televisiva. Quindi in questo senso intendevo indipendente, cioè che deve avere comunque una sua coerenza a prescindere. Perché se io posso accedere al contenuto multimediale anche, non lo so, nel mezzo, quando la storia televisiva è già arrivata a un certo punto, però se dal contenuto multimediale voglio poi accedere a quella televisiva, mi manca qualche pezzo. Okay. In questo senso qui era la mia domanda. No, it's the other way around. If I am in an online platform, mm-hmm. and I want to go from the online platform to the TV platform, mm-hmm. and watch the series or the movie, in the online platform I can jump in at any time through mm-hmm. the rabbit holes. But what about the TV? Aren't there any missing parts that I wouldn't be aware of? Okay, got it. In that case, if you describe it like that, they should be independent. Se intendi questo, sì, dovrebbero essere indipendenti. Because it does not make any sense if you take the storyline of the TV series and take out snippets and tell them online and expect people to go from TV to online back to TV. You have people who are not going to do that. So they have information missing. Whatever you do online, it's fine. But both platforms, if we're talking about the main platform TV, and whatever you do online or transmedia, should be in a way that no information could be missed by somebody who's not willing to switch platforms. Sì, sono indipendenti nel senso che le informazioni comunque devono essere tutte contenute all'interno della piattaforma, e quindi se c'è qualcuno che non vuole passare da una piattaforma all'altra deve comunque avere la possibilità di avere tutte le informazioni a disposizione, perché ci potrebbero essere anche comunque persone, cioè non è che si può spezzettare comunque un film in varie parti, magari mettere una parte in televisione, una parte online, una parte di nuovo in televisione, perché comunque ci sono persone che rifiutano questo approccio e se guardano un programma in televisione vogliono poterlo vedere tutto senza dover per forza dover andare al contenuto online, quindi sì, in questo senso sono indipendenti. Ok. More question. Altre domande? I knew it. Due. I was wondering if you could have better chances with a different TV network, one having a different audience, maybe a younger one. Ho chiesto se pensa che avrebbe potuto avere migliori possibilità con una differente emittente televisiva, una con una audience più giovane. Maybe. Who of you is into TV, in the TV world? Who knows TV a lot? Forse chi di voi sa molto sulla televisione o lavora con la televisione? So the thing is, when I grew up with four networks. Quando sono cresciuto con quattro reti.
Now if I'm going through my entertainment system, I have 250. Adesso se guardo tutti i canali ne ho 250. And funny enough, and this is good for my dog, next week in Germany they will open a TV network just for dogs. Just for dogs, questo, not for owners, for dogs. E questo è positivo per il mio cane, perché la prossima settimana in Germania verrà inaugurata una rete televisiva soltanto per i cani, non per i proprietari dei cani, ma proprio per i cani. Why I'm mentioning this is that within the last 20 years, diversification really kicked into television. That means that for every interest, for every age group, for every idea you have, for whatever is interesting you, you will find a TV network. La cosa interessante è che negli ultimi 20 anni c'è stata un'esplosione della diversificazione in televisione, quindi troverete adesso canali per ogni gruppo di età, per ogni interesse, per ogni idea. So the thing is that, to answer your question, of course there would have been a more interesting network, but the ratings on that network and the audience flow I would be much, much more smaller than with a bigger network, and I have to deal with that fact. Sì, comunque per rispondere alla domanda, sicuramente ci sarebbero state delle reti televisive più interessanti, però il flusso di spettatori che avrei avuto in queste reti sarebbe stato più piccolo. To give you another example, in America they call that the syndication system. Syndication means you have one main platform, for example, a show like Breaking Bad. In the US, it's probably not successful if you look at the network that is spreading it out in first run. Can you explain it again, please? Okay. Syndication. You have a main platform that is ordering your show, let's say Breaking Bad. So it will be on one of the networks at 8:15 on Wednesday night. Mm-hmm. Syndication means you take that content and you spread it to different niche platforms around the world or within your television set. On one hand, that makes the number of people watching the show much, much bigger. But on the other hand, if you do not have that syndication, like we in Europe do not have syndication right now, we have for every interest one network, but they're not really cooperating, the number of audiences is quite small. In the US, you have a horror channel, then you have a horror channel in Spanish, then you have a horror channel for people between 20 and 30, and you have already three networks where you can put one content on. Okay. Il fatto è che in America c'è una piattaforma principale che poi è collegata ad altre piattaforme in tutto il mondo, e quindi per esempio c'è la piattaforma, per esempio se c'è un film horror abbiamo la piattaforma spagnola dell'horror, abbiamo la piattaforma per un certo gruppo di età, quindi c'è una maggior diversificazione, si riesce a raggiungere un numero maggiore di persone. Ma in Europa questo non esiste, quindi il risultato è che si avrebbe un pubblico ancora minore. It starts right now, but on the other hand, if I want to have a bigger audience, I have to kick it off on one of the biggest networks and not on the small networks, but because they're not cross-selling. It's more or less I need to have the big impact to get attention on the transmedia project and then probably spread it on a smaller one. What you were expecting is going to another network that is probably smaller and get more of their audience. But right now it's not working that way. In Europa sta cominciando adesso, ancora non ci siamo arrivati. Quindi quello che devo fare per fare in modo che il mio progetto transmediale ottenga la dovuta attenzione è andare su una rete più grande, perché se vado su una rete più piccola non riesco a raggiungere un numero elevato di persone. Ok. Okay. Good. Looking at my watch, I will expect... Ah, you got a question. Another question. Sure. Let's talk about business. Oh! Business. Business. What? In questi progetti c'è stato il coinvolgimento di brand per opportunità di product placement, location placement.
in questo o in questi o in altri progetti che lei conosce, e come vede questi progetti al servizio della comunicazione d'impresa, cioè se noi comunicatori come diciamo possiamo in un certo qual modo coinvolgere aziende oltre, ripeto, product placement, location placement, che sono i tradizionali strumenti, e se nella sua esperienza c'è qualcosa da citarci. My question is, were there any brands involved in this project, and how do you see these kind of projects for the business communication, and how can we involve companies, not only for product placement, but Answer is no, no brands involved. Allora, non c'era nessun marchio coinvolto. But that is mainly going because of the law situation in Germany, that product placement, if it's kind of linked to a network, is not allowed in Germany. Ma questo dipende dalla situazione comunque giuridica in Germania, perché se il product placement è collegata a una rete televisiva non si può fare in Germania. If we're talking about the future, I would say that will happen, because all the big agencies already established departments for brand entertainment. Però se guardiamo al futuro, sì, perché molte agenzie hanno già creato dei reparti per il brand entertainment. And they're all seeking for stuff that is going for more than one platform. So TV is one thing, but they have the ad agency selling ads on and on and on and on. What they are interested in is specific content that is giving away the feeling of their brands. E stanno già cercando dei modi per collaborare, perché sì, la televisione è un mezzo, ma ce ne sono altri. So to give you the mood, I lift not the mood, to give you the idea what is happening if you go to a brand and offer a transmedia project, I can give you another little story before we go to our break. Posso raccontarvi quello che succede se si va da un marchio e si offre, per esempio, un progetto transmediale. Lo posso fare adesso prima del break, prima di pranzo. About 4 years ago, because of that transmedia project Kill Your Darling, we got invited by an agency. 4 anni fa siamo stati invitati da un'agenzia. And the agency was part of the brand, so it was not one of the big ad agency, it was in-house. E l'agenzia faceva parte del brand, era in-house. And we entered the building and there was kind of a weird thing going on. There was kind of a sense we get. And the sense was, there is no other opportunity to get our brand to the audience than putting an ad on television. E siamo entrati nell'edificio e abbiamo avuto la sensazione che non ci fosse altro modo di portare il marchio alle persone se non tramite la televisione. So we described transmedia to them as something where you can grab your specific audience on specific other places and get them over to your product, except for or including television. E abbiamo spiegato loro cosa fossero i transmedia e come potessero raggiungere audience diverse su piattaforme diverse, e quindi non soltanto esclusivamente la televisione. And talking about business, the business case we offered was cheaper than putting an ad on television. E l'offerta che ci è stata fatta dal punto di vista del business era sicuramente più economica che mettere un annuncio in televisione. So they were interested. They were interested in cooperating, they were interested in creating a transmedia project around their brand. Quindi erano interessati a creare un progetto transmediale che riguardasse il proprio marchio. Which was not an ad, it was a story universe, it was storytelling, it was my profession and not a commercial that is interactive. E non era un annuncio commerciale, ma era piuttosto una narrazione transmediale, un progetto transmediale. So we got into discussions, then all of a sudden the conversation kind of slowed down. Quindi siamo entrati in contatto, ma a un certo punto la conversazione si è, diciamo, rallentata. The reason was that their ad agency, the external one, recognized that we offered a content universe that was not mainly focused on TV business. And they got their client back into the old world. They said, transmedia is not working.
the numbers of audiences you get there are not as high as you just put a usual app ad on television. Yep. And they continuously did that, so in the end they got them back in that old mood. A un certo punto è successo che l'agenzia esterna, l'agenzia pubblicitaria esterna, gli ha detto che non avrebbero ottenuto una percentuale di ascolti, una percentuale di pubblico così alta come in televisione, perché il contenuto del progetto transmediale non sarebbe stato focalizzato sulla televisione, ma piuttosto anche su altre piattaforme, quindi non avrebbero raggiunto un pubblico così vasto come invece avrebbero potuto fare con un annuncio in televisione. So of course they quit and said, we're not going to do the transmedia project, we're going to invest the money in a classic ad campaign. Quindi a quel punto hanno rinunciato all'idea del progetto transmediale e hanno deciso di investire i soldi in un classico annuncio commerciale televisivo. But of course I went back to the ad agency, the external one, and got in contact to them. I said, okay, listen guys, if you want to cooperate, got me in that mood that you're in. What is your plan? What is your vision for online TV, etc., etc.? Ovviamente io non ho rinunciato subito, sono andato da questa agenzia esterna e gli ho detto ragazzi, cerchiamo di cooperare, qual è il vostro piano, qual è la vostra visione per i mezzi di comunicazione online, per la TV? And of course they're interested. The main thing is that there hasn't been any project right now that grabbed the attention of a TV network in a way that they say we need to have that show on television, and grabbed the attention of a brand by saying this world is 100% exactly what we want to spread out to the world, so whatever you can do online, do it. Right now the sense is by having an ad campaign we finance TV shows, but we financed it around the TV show. We look at these shows, we find out with the market research, does that show work? Does the target audience probably find the show appealing, and is our ad right around that show? So they try to keep up the old worlds and are not willing to be the gatekeeper by saying we are going to kick off a content platform or a content for different platforms that we finance, that is creative, that is a story universe, that will fulfill the need of a network by having big audience voices, but also having a transmedia approach. And they just don't want to be the first mover here. They keep the content work still to the network. And as long as that is not changing, and it is about to change within the agencies, your answer has to be answered in a very, very simple way. As long as agencies are not behaving like content aggregators, they will not be the guys creating TV transmedia content, but creating short ads and focus on selling these ads to content that is already on television because they don't want to take the risk. Il fatto è che fin tanto le agenzie esterne non saranno degli aggregatori di contenuto, questo non sarà possibile, perché comunque non vogliono assumersi il rischio di creare una piattaforma che poi dovranno finanziare, non vogliono essere i primi a doverlo fare. Ok, ok, another question? Altre domande? They don't want to have a break. Ok. La faccio in italiano perché è un po' complicata come domanda. I'm going to ask the question in Italian because it's a bit complicated. Okay. Allora, sì, riguardo al problema di cui si diceva appunto della compatibilità dei differenti media, pensavo, ma il problema principale non è la velocità dei punti di vista degli spettatori, perché lo spettatore di internet, lo spettatore che vede i contenuti sul web, ha una certa, diciamo, velocità di apprendimento del contenuto causata appunto dal tipo di mezzo utilizzato. Lo stesso per la televisione, lo stesso per il cellulare. Una velocità che può cambiare a seconda del mezzo, nel senso che in TV se tu vedi il tuo film per 90 minuti, al limite non puoi mai arrivare, se ti scoccio, se vuoi vedere come va a finire, non puoi andare avanti
e vedere direttamente il finale. Sul web, per esempio, dei contenuti filmici già caricati, tu puoi andare avanti e ti vedi come va a finire, per esempio, quindi lo vedi rapidamente. Sul cellulare, appunto, ci sono, so che ci sono stati già, appunto, esperimenti di, sono stati venduti dei film a spezzoni di, con 2-3 minuti, 4 minuti, quindi ognuno sceglie la velocità, con la, a seconda del mezzo, la velocità con la quale vuol vedere il proprio contenuto. Ecco perché probabilmente la televisione, e si diceva il target un pochino più anziano, perché è una generazione che non è ancora abituata, cioè che non è abituata, che non è, diciamo così, non è nata con le generazioni attuali o con le generazioni di mezzo, che hanno più l'abitudine a questo tipo di velocità di informazioni che vanno verso, appunto, l'istantaneità, che è quello che tutto, diciamo, l'attuale tecnologia media cerca di arrivare. Quindi, per arrivare al punto, quindi la soluzione non potrebbe essere di interagire direttamente all'interno del contenuto del film, cioè creare quindi una trama, dei linguaggi che in qualche maniera abbiano essi stessi una, come dire, una velocità media alla portata di tutti a seconda del periodo storico. E faccio come esempio l'evoluzione dei telefilm americani, per esempio i telefilm degli anni, se uno vede un telefilm, per esempio Starsky e Hutch, la velocità, le inquadrature, le immagini, i dialoghi che venivano utilizzati in quei telefilm sono completamente differenti dalle serie di adesso, tipo SAS o qualsiasi altra serie americana. Basta vedere le inquadrature, è cambiato tutto. Quindi non, per quanto riguarda, appunto, i contenuti transmediali, non si potrebbe fare la stessa cosa, per esempio, e faccio un ultimo esempio e chiudo qui, per esempio io vedo molte analogie con il mondo del web e delle chat. Quando sono nate, diciamo, quando c'era IRC negli anni 70 e poi negli anni 80, c'erano i giochi, andavano di moda i giochi di ruolo lì, che coinvolgevano un pochino... tutti quanti avevano però una certa velocità di interazione molto molto lenta. Da allora c'è stata un'evoluzione, sono state create le architetture, ma l'evoluzione è stata a pari passo con il punto di vista dello spettatore. Quindi cioè, non si potrebbe, appunto, interagire proprio sulla velocità del punto di vista, cercando di trovare un punto di vista, diciamo, di velocità media, e su questo operare direttamente sui contenuti. Quando io vado a produrre la serie, già sul soggetto, sulla sceneggiatura, sulla tecnica del linguaggio e delle inquadrature, cerco di trovare un punto di vista medio che poi mi renda sì che non ci sia più differenza tra i differenti media in cui vado a operare. Long question. Sorry. No problem. So we have talked about the compatibility of media. Mm-hmm. Couldn't the problem be the difference in the speed of the points of views of the users? I mean, if we found an average speed which is suitable for each user, maybe then we could involve different contents on different platforms. For example, there are the young people who are more used to going on internet, going online, and they are used to being quick on doing searches on internet, who are used to watching films which have been split into pieces of 3-4 minutes length, or when I think about the past and I look at the American TV series, there was, for example, Starsky and Hutch, Starsky and Hutch. And Hutch, where the speed was different than now it is, for example, in the CIS, and I just don't mean the storyline, but also the way in which the films are shot, and the same also happened with the arrival of chat rooms, where people started, but they were slower at the time than they are now, because now there is also the necessary architecture. So my question is, couldn't we find an average speed which is then suitable for each user? I would love it. Unfortunately, no. Purtroppo no. Because what you pointed out is already exactly the answer.
every platform has its own rules, and we cannot really change the rules. You cannot slow down internet, and you cannot really speed up television. You can also not really slow down television again or speed up internet. It already has a pace, and every platform has a pace. The platform, it's, and honestly, it's not the platform who has its pace, it's the user. So if you find an average speed, you will find an average audience. But by that, you will again keep out either the slower or the faster ones, to stay in your words. La risposta è no, perché già come ha posto la domanda ha già evidenziato il problema, il fatto è che ci sono regole diverse per le piattaforme diverse, quindi se internet è veloce non è che si può rallentare per renderlo fruibile ad altri, o se la televisione è troppo lenta non è che si può velocizzarla in modo tale che il popolo di... But I mean the language we use in each platform. So the scenes, the dialogues, these things. Again, every platform already exists, and every platform does function as with certain rules. What creators of transmedia platform have the tendency to is miss the sensitivity for the audience. If you look television, there are already shows that, in my experience, are too slow. From language, from the way they're edited, from shooting, from whatever. If you go online, there are already shows that, in my opinion, are too fast. I cannot go to a network and force them to either speed up the language, the way they shoot it within their productions, and I definitely cannot go online and tell a YouTube star to slow down because I'm there. These platforms already do have specific rules. But you're totally right, and that's what I mean by sensitivity. As a creator, you have to be aware. Where are you forcing your audience to go to? And that probably was my biggest fault here. I'm forcing a very, very high-paced audience from online to go to a very slow TV world where I have ads in between and I have to be explanatory by having backstories described and do stuff like that. That does not really fit. On the other hand, well, we finish in a second. On the other hand, of course I can come up with a TV concept that is very fast and does fit online activities, but I will lose TV audiences that I used to have. Used to a slower storytelling in all matters. Il problema. Sì, no, because the perfect the perfect example was the movie trailer, because the movie trailer is watching television, watching phone, watching internet is always good. Then this is. Sì, non fatto. Il problema è che ogni piattaforma ha le proprie regole, non posso essere io ad andare per esempio da una stazione televisiva, una rete televisiva, a dire che devono aumentare la velocità, oppure non posso nemmeno andare dai provider di internet e dire loro che devono rallentare la velocità. Ogni piattaforma esiste già da tempo e ha le proprie regole. Comunque ha ragione quando dice che si tratta di un fatto di sensibilità nei confronti del pubblico, che si deve conoscere le esigenze del proprio pubblico per poter creare anche un progetto. Perché io ho fatto lo stesso errore quando mi sono concentrato su un contenuto online e poi ho obbligato le persone, o perlomeno ho cercato di obbligare le persone ad andare a vedere anche il film. È stato un errore perché si tratta di un audience giovane che è interessata al contenuto online ma non è interessata poi ad andare a vedere il film. No,
No, no, era cioè, semplicemente che appunto la mia parte, cioè, ripeto, il trailer cinematografico è proprio l'esempio che intendevo, cioè nel senso che io non parlavo di velocità di trasmissione di immagini, nel senso che io parlavo quasi di truccare le immagini cambiando, cioè utilizzando i dialoghi e la sceneggiatura, cioè far sembrare, mantenendo sempre la stessa velocità di immagine, però far sembrare, come dire, adattare alla velocità utilizzando la sceneggiatura e i dialoghi, quindi senza forzare effettivamente tecnicamente, ecco, le immagini, ma forzando proprio il contenuto, la scrittura del contenuto, ecco, la scrittura del contenuto. I wasn't thinking about the speed of the movie trailer, for example, of the images. I was thinking about the pace of the dialogues of the script, if there would be a way to adapt it. Well, again, it's kind of redundant. We're already doing it. The thing is, you can think about your parents. If they are watching a show of Starsky and Hutch nowadays, even they will say, well, that's old school. My mother asked me to, that there was an American series with Roger Moore and Tony Curtis in the 70s, and it was quite well dubbed in Germany. So she remembered the show, and she knew that I was working for a company that was owning the dubbing company as well. So she asked me if I can bring her the old episodes. And I brought them over, and she called me after a week and said, well, I watched two of these episodes, and they are really slow. And she's now over 60. So even her perception of content, the speed, the dialogues, the editing, whatever you do on television, changed within the last 30 years, and it's changing year by year. We have a big discussion about quality right now. If you look at these big shows, they are great in cutting out important information because they want you to think, no longer telling everything in dialogue so that there's no interpretation by the viewer. So we're changing pace, we're changing quality, we're changing the way we tell stories on television. And the same is happening on the internet as well. If you look at content from the 90s that's been exclusively produced for internet, and you look at the stuff that, for example, Vice does, there's a huge difference. So pace is happening all the time. You cannot synchronize it. The only thing that you have to be aware of is what are your viewer, what do you expect from your viewer from switch from platform A to B? Does it make sense to ask your mother to go from her Sunday night romantic comedy on Rai to the online platform where you have a young girl telling, I'm thinking about loving, blah, blah, blah? That does not make any sense. You have to synchronize not the way we're telling stories. You have to synchronize and be sensible for who are you going to send from A to B. Synchronizing will just limit your story world again. Il problema è che le cose sono cambiate nel corso degli anni. Anche mia madre, per esempio, che sa che presso la mia azienda ci sono depositati gli episodi degli anni 70 di una serie americana con Roger Moore e Tony Curtis, mi aveva chiesto di portarle questi episodi a casa, ma lei stessa, rivedendoli dopo tutti questi anni, mi ha detto sì, ma il linguaggio è lento, non si ricordava nemmeno lei che fosse così lento, e questo perché le cose sono cambiate con il passare del tempo. E un'altra cosa che viene fatta adesso in televisione riguarda la qualità, per esempio vengono anche tagliate delle informazioni a livello di dialogo e non viene detto tutto espressamente. Se si guarda anche internet, vediamo che anche il contenuto degli anni 90 è molto diverso da quello di oggi, e quello che si può fare non è sincronizzare la velocità di una piattaforma, ma piuttosto capire chi si cerca di coinvolgere mandandolo dalla piattaforma A alla piattaforma B. Per esempio, se ha senso mandare la mamma italiana che la domenica sera guarda la commedia romantica sulla Rai, se ha senso mandarla su una piattaforma online dove ci sono tutti i ragazzini che scrivono velocemente e lei non riuscirebbe a stare al loro passo. Quindi non dobbiamo sincronizzare la velocità, ma piuttosto sincronizzare e capire chi mandiamo da A a B. Okay.
Have a short break. Lunch break.